Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Allora, dunque, oggi volevo appunto postare sul mio canale un video che di solito raramente faccio, cioè giocare a un match day. Ieri, per chi ha visto il video appunto dove ho praticamente elencato sostanzialmente quello che sarebbe stato il match day della settimana che va appunto da oggi, lunedì fino a... non mi ricordo quanti giorni dura. Comunque, avevo appunto postato un video dove avevo fatto un po' di iscrizione per le squadre di casa, quelle di fuori, quelle di trasferte, e poi soprattutto avevo sostanzialmente messo anche in evidenza quelle che erano le due squadre a cui potevamo attingere qualche giocatore importante, qualche palla nera, no? Il Monaco e il Marsiglia. Oggi mi sono detto, vabbè, postiamo una partita, possiamo una partita, un match day, e tanto che io non ci gioco quasi mai. Io prima di questa partita ho fatto un'altra partita, anzi ne ho fatte due a dire il vero. Una vittoria e una sconfitta, una vittoria però ve lo devo dire a tavolino perché l'altro aveva una condizione veramente pessima. Meno male poi diciamo Konami, mamma Konami ha su tolto la connessione. E niente, ora volevo provare a giocare. Questo è un avversario più o meno al mio livello. Non ho un punteggio elevato, non sto a dirvelo, ma tanto ve lo dico, non sono un grande player. Questo lo siete accorti nei vari video fatto. Lui gioca col Chelsea, io penso la Juventus, giusto per avere una squadra un pochino più forte. Vediamo. Devo sempre, diciamo, tra virgolette, riscuotere il preparatore a 5 stelle che mi ha regalato con la prima vittoria. Vediamo se magari ora si fa una seconda vittoria e si riesce a prendere un altro osservatore a 5 stelle. Mentre sta caricando, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale e anche iscrivervi al gruppo Facebook PES per Player Normali, che si è arricchito di due, diciamo, tra virgolette, appendici, che sono il gruppo di WhatsApp e il gruppo di Discord, il server remoto, il server non remoto, il server appunto su internet, che appunto ci potrà permettere agli iscritti, anche agli iscritti del canale, non solo agli iscritti della, diciamo, non solo agli iscritti a Togiochiamo, dicevo, agli iscritti. Dicevo, anche agli iscritti appunto del canale possono usufruire del server Discord. Scusate, tanto lo giochiamo. Oh! Un'occasione di contropiede. Noi ci stiamo facendo William veramente del male. passa. Un chilometro ha fatto. Bravo. Ramsey. Douglas Costa. Ah, Brutto intervento questo è e occasione falloso, di questo rigore. ragazzo. Va bene, giù. Tentativo di passaggio ragazzi, ma palla preciso. cioè, piede, come si Poi un dice, colpo no? di testa e Piede sono riuscito a caldo. concretizzare la manovra offensiva. Bravo. Rimessa comune. Per ora la sfida, per ora, ovviamente, mi sembra abbastanza, diciamo, livellata, nel senso non c'è una Prova a squadra che... verticalizzare. Da, no. Per ora, però stiamo zitti, se no si prende il Mauro. gol. Dicevo, non c'è Rimessa una squadra che palla sta all'area avversaria. dominando, molto a centrocampo. Tanto Smalling. facciamo un Palla po' all'area. anche noi, come fa Daniele, una telecronaca, Kanté, ovvero Kanté, appunto allarga il vediamo gioco sulle che fasce. si sta subendo. Se ne va. Prende Eccoci. l'iniziativa e la propone in avanti. Guarda Bravo. come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Beh, penso che l'idea sia Bravo. quella di aumentare la pressione sugli esterni. No, In questo modo ragazzi, ma non si stimolano fa gli esterni a stare niente. bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Ah, anticipato. William. Però è veloce sto William, eh. Segnalo. Segnaliamolo. Segnalamolo. Salamalamalom. Piccolo filtrante per Giroud. Eccolo, Shaqiri. Dio benedetto, sembrava che prendessi il primo gol. Parata dell'estremo difensore. Questo
Allora, vediamo un po' la difesa. Gli manca il Chiellinos. Eccolo, mamma mia, anche lui. Ragazzi, questo è a livello nostro. Meno male, così perlomeno la partita è un pochino equilibrata. Recuperano il possesso del pallone. Ha la possibilità di andare a tutto il costa. Ma no, ma oggi può sbagliare davanti al portiere. Porca la miseriaccia. Ma dai. Davanti al portiere. Questo pareva anche a mio nonno. Cioè, errori così poi si pagano. Io sempre così, Prova a cambiare la situazione con una giocata. Ah! Higuain. Mi piace moltissimo Higuain, devo essere sincero. Alonso. Vediamo un po' come si fa per beccarlo. Se è una palla nera, Higuain, ovvio. Mamma mia, cosa ha preso. No, ma se glielo ridai. Addio, si sta ballando in difesa. Sta ballando, ecco, vediamo, dai, sotto. Dai, quadrato, Pulisic. Dai. Pulisic sulla palla. Andiamo sotto con... Eccoci. Addio. Meno male, vai. E Szczęsny fa su la palla. Buttala via. Ma buttala via, ha detto. No, buttala. Addio, gli è andata bel ponce. La gioca in mezzo. Addio Ramsey, non ce la fa più. Grande Bonucci. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. No, ma cosa fa lui? Via, panchina. Ma dai. Mamma mia. E là, cos'è quello? Un giocatore. Bravo. Qui può partire il contropiede. No. Ma perché gioca lui? Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Arriva Higuain. Ma perché un tiri? Lungo passaggio in avanti. Cercano un'azione veloce. Ragazzi, sembra giù a me. Sto sudando. Prova la giocata di fino. Bravo, The Light. Bravo. Douglas Costa. Bravo. Douglas Costa. Tenta la fondo sulla destra. Come va. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Oh signore. Bravo, via. Una bella partita, ragazzi. Via, diciamocelo. Sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. E ora bisogna che faccia qualche cambio alla fine di questa prima partita. E oggettivamente, per esempio, Pjanic deve giocare. Un po' sta in panchina. Ok, 0-0, ma ce la siamo giocata. Mi sono divertito. Devo essere. Abbiamo fatto due tiri soli, ovviamente. Uno clamoroso. Errore. Allora, vediamo un attimino. Bentancur. Anche no. E lui. E si cambia. Poi io direi di metterci Dybala. Ma sono certo che l'allenatore cercherà di spronarli e magari effettuerà anche qualche cambio. 0-0 alla fine della prima frazione. Che Dybala è seconda punta, ragazzi. Ci possa regalare emozioni e gol. Infatti, seconda punta. E lui come seconda punta quant'è? Niente, 94. Però io direi. Vai. No, facciamo anch'io, sennò loro fa così. Vai. Allora, si è messo Dybala come seconda punta, vediamo se la affianca e se riesce a fare qualcosa. Intanto vediamo un po'. Giro sulla palla. Passa a Rodri.
Virginio e poi c'è Williams, ma io non sono un tipo da telecronaca. Mi va via Alexandro velocissimamente, partita subito, partita male, scusate, naso produso, grande, bravo. Ecco il filtrante per Matuidi. Dybala. Dybala. Ma no. Ma come l'ha presa? Dybala però, non si può però sbagliare quei gol lì. E poi dopo si pigliano, eh. Riceve un bel pallone. Bel gesto tecnico. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Nostra, eh. No, no, arbitro, hai visto male. Hai visto male. Ben fatto. Bravo. Quando c'era bisogno di lui. Lungo passaggio in avanti. La gioca a sinistra. No, Jorginho. A Jorginho. Prova a giocarla in profondità. Bravo. Con il lancio lungo. La mette sulla sinistra. Arriva Cristiano Ronaldo. Guarda questi visti, danno noi. Matuidi. Oh. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca, eccolo. Compagno col filtrante. Oddio mio. Si gioca. Se ne va. Qui cerca il tiro. Meno male, dai. Meno male ha sbagliato. Cosa ha sbagliato? Butta, butta. Butta, 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 ha sbagliato clamorosamente, bravo. Ma no, ma no. Su, 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 su. Su, su, su. Bravo. Ma bravo a chi? Bravo a chi? Bravo a chi? Ragazzi, qui... Ah, si sta sbagliando cose. Entrambi, 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 entrambi. Ah, no, ci è andato troppo fine. Beh, vabbè, meno male, vai. Comunque, partita a mio avviso molto, molto tirata, eh? Equilibrata, eh. Qualsiasi può far gol, qualsiasi dei due, entrambe le squadre possono vincere. Allora, ma chi è che ha chiamato lui? Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. Lucci è un leone, eh. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Cristiano Ronaldo. Troppo lontano sta. Pulisic. Apertura di gioco sul fronte opposto. Allunga in verticale. Bravo. Ramsey. Azpilicueta. Boia. Di forza. Oh, oh. Ci è cascato sulla gamba. La gioca in profondità. Sotto, sotto, sotto. Addio, addio. Cosa ha preso? No, no, 75esimo, no. Peccato, peccato. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Peccato. Che ti fa capire prima dove finirà il pallone. Non è ancora detto, dai. Peccato. E il risultato si sblocca 1-0. Vantaggio meritato, ma chi è? Devono sprecare tutto adesso. Ha spazio sulla fascia. Non crolliamo, eh. Peccato, Dio buono. Si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Dove va lui? Oh. È stato uccidiato. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Dove va? Pallone lungo in verticale. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Bell'anticipo, pericolo sventato.
questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Fallo? Azione fallosa, nessun dubbio. Forza nel contro. Ragazzi, peccato perché si è perso. E ultimamente non ci si meritava la sconfitta. Un'altra azione in copertura. Scompiglio, ma la difesa è riuscita. Anche se non è ancora finita, ma la vedo dura a pareggiare. Molto dura. Poi quando si tiri del dito fasciato. Vedi. Poi Rodde prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. William! Ecco, buttala via veloce. Mamma mia. Sulla destra. Ah, via. Terzo. Un'altra sconfitta, ragazzi. Peccato. Meno male, cosa ha preso? Scodella in avanti. Gli amici attacca a noi, attacca lui. Vabbè, finita, dai. Ragazzi, finiamola qui. E Alonso, non fare lo. Sulla palla interrompe l'azione. Ecco il 2. Meno male, ragazzi. Però porca miseria, si doveva attaccare a noi. Via, abbiamo perso. Ragazzi, io diciamo che comunque sia, è stata una bella partita. Abbiamo perso, è stata tiratissima la partita. E che dire, io mi sono divertito. Abbiamo avuto le nostre occasioni, sbagliamo troppo davanti al portiere. Però tutto sommato poteva essere anche. Vedi, guarda questa parte qui, cioè questa via è stata veramente clamorosa. Allora, solo davanti al portiere di piatto, ragazzi, ma no. Ma questa è colpa mia, ovviamente. Forse è il giocatore che non era il suo po'. Ragazzi, io finisco qui, chiudo questo video. Se vi è piaciuto, mettete un like, un pugno all'insù, iscrivetevi al canale e anche al gruppo fisso. Sono rimasto un po' deluso perché oggettivamente credevo di non perdere, però comunque sia, chi non fa gol in questo gioco perde, perché tanto prima o poi lo prende. Un saluto dal canale PG Passione Games, al prossimo.